Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte intorno a noi. Lasciati guardare, lasciati guardare. Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare. Parlami di te, di quello che facevi, se era proprio questa la vita che volevi. Di come ti vestivi, di come ti pettinavi, se avevo un posto già in fondo ai tuoi pensieri. Dai mamma, dai, questa sera lasciamo qua i tuoi problemi e quei discorsi sulle rughe e sull'età. Mamma dai, questa sera fuggiamo via, è tanto che non stiamo insieme, non è certo colpa tua, ma io ti sento sempre accanto, anche quando non ci sono, io ti porto ancora dentro, anche adesso che sono un uomo, e vorrei saperti più felice, sì vorrei dirti molte più cose, ma sai, questa vita mi fa tremare e sono sempre i sentimenti i primi a dover pagare. Ciao mamma, ciao. Via, ma se ti senti troppo sola, allora ti porto via. Cosa? Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare, nessuno sa fare più. Gianluca Misitti, al basso Maurizio Mariani, alle chitarre Francesco Valente. Voglio ringraziare anche tutti i nostri tecnici qui sul palco, alle luci anche, e poi Pino Santa Maria, il nostro fonico che vi rappresenta degnamente tutti quanti. E poi ringraziare per primo di tutti voi che ci siete sempre, ci siete da tanto. Chi si è aggiunto anche negli ultimi anni mi ha riempito di gioia, ma anche le persone che vengono sempre qui in prima fila, ne riconosco. Oramai
ci riconosciamo, insomma, dai. Ma sono molto felice di questo rapporto che si è creato. Ovviamente restiamo in contatto, perché poi questo autunno continuiamo, a parte che lunedì riprende Radio 2 Social Club, riprendiamo dopo la pausa estiva con una puntata strepitosa, ci viene, torna a trovare, perché quest'anno Radio 2 Social Club compie 10 anni, pensate, la 10ª stagione, e la iniziamo, oltre che con il mio compare Andrea Perroni, con la prima, il primo amore che non si scorda mai, che è Virginia Raffaele. Quindi faremo una puntata scoppettante, perché quando c'è lei il divertimento è assicurato. Ma